I nostri. Dove sono questi ragazzi? Ismaele e Tommaso. Applausi personale. Vuol dire che da adesso in poi quando vado in giro mi tiro dietro questo, posso? Sì, sì. Perché così la mia varietà è molto... diventa molto solleticata e appagata. Allora, io prima di tutto ringrazio la cara Giovanna, che è stata allieva mia, come altre deliziose creature che incontro in giro per l'Italia, e anche all'estero, devo dire, perché un paio sono finite all'estero. Aspetta, dov'è il bastone? Ah sì, ecco, che devo tenere. Dunque, non sono venuta l'altra volta, mi scuso con voi, col preside, con Giovanna e con i colleghi, perché sono riuscita a rompermi un osso di un piede e quindi invece di venire a Verona sono andata a farmi fare questo, cioè a comprarmi questo stivale che adesso si usa invece del gesso, per fortuna. Quindi adesso ho uno stivale mega galattico e vi prego di rispettare l'aria che adesso sembra una guerra stellare. Però sono su un piede, quindi l'altro è più modestamente con una scarpa normale. E quindi sono felice che siamo riusciti per Giovanna a riprendere il nostro progetto per oggi. E anche sono molto contenta dell'idea che, così, della sfida un pochino, di parlare di questi due temi. Come il vostro PowerPoint ha mostrato, ci sono effettivamente nella mia vita due fasi. Una fase è quella in cui a un certo punto io ho scritto, ero prima insegnavo a scuola, quindi le conosco bene le scuole, sia al liceo Tito Livio di Padova che in un grande istituto tecnico sempre di Padova, e poi all'università. E in quella fase a un certo punto ho scritto un libro su Dino Buzzati, che è secondo me veramente un grande scrittore del Novecento, soprattutto nell'arte delle novelle, perché, amici miei, ricordatevi che la scrittura italiana, l'arte della prosa italiana, nasce con la forma breve. Cioè, gli scrittori italiani non scrivono romanzi, per molti secoli scrivono soprattutto short stories, novelle o racconti. E se voi guardate, all'inizio c'è il novellino, poi c'è Boccaccio e poi tanti altri che nessuno vi ha fatto leggere perché non vale la pena, ma che scrivono bellissimi racconti, novelle, storie, alcune divertenti, altre drammatiche. E questa era. E anche Buzzati, diciamo, nel Novecento, come pure il buon vecchio Moravia, sono al loro meglio, e anche Pirandello se vogliamo, al loro meglio proprio nella storia breve, nella novella. E vabbè, quindi quello mi piaceva molto. Ma poi a un certo punto ho cominciato a pensare, mi sono un po' inciampata, nel romanzo popolare. Cosa vuol dire romanzo popolare? Sono quelle storie che nell'Ottocento venivano pubblicate a puntate. Oggi noi abbiamo una somiglianza con le storie televisive. Quando voi vedete persone che si appassionano moltissimo a queste storie puntate televisive, non lo so, alcune poi sono morte, alcune continuano, Posti al sole, Posti all'ombra, quell'altro cos'era, Giuseppina, no? Come si chiamava? Elisa di Rigombrosa, no? Vedi che se io dico Giuseppina ridete. Perché bisogna che sia un nome che suona evocativo, oppure quelle di origine americana, Sentieri, Beautiful, come diceva una mia amica pianista, che non perdeva un beautiful neanche se per morte morire, come dicono, davvero. Questi cosa sono? È
a rifletterci, perché mi ero un pochino stufata dei soliti saggetti su scrittori minori o così. Che cosa è? Cos'è? È l'espressione, secolo dopo secolo, diversa del gusto per il racconto, del gusto per ascoltare storie che ognuno di noi ha dentro di sé. L'essere umano adora sentire delle storie. Può essere la storia che l'amica ti racconta al telefono, che sai che è mezza inventata ma che ti diverte lo stesso, e questa sarà una storia orale. Può essere la storia che invece tu leggi, no? in uno di quei giornalini che le donne trovano dal parrucchiere, che sono terrificanti, ma che comunque raccontano storie, anche quelli con gli amori di Tizio, Caio, Sempronio e così via, sono storie. Vi domandate se sono proprio vere? Sì, ma insomma fino a un certo punto. L'essere sono, ma andiamo a modelli più seri, più alti. Omero raccontava storie, solo le raccontava nella forma che si usava allora. I contemporanei di Omero, secondo voi, erano alfabetizzati? Voi siete alfabetizzati fino a un certo punto, vero? Perché la virtù dei somari è di nascondersi bene da questo lato, però insomma, leggere e scrivere sapete. Ma i contemporanei di Omero non lo sapevano. E quindi la storia veniva trasmessa in forma di ritmica, perché quando c'è un ritmo si impara molto di più facilmente a memoria, no? Come voi stessi sapete, quando imparate a memoria una canzone molto più facilmente che non un brano di prosa. E nel 600, nel 500, qual erano le forme di storie che andavano? Quelle di Tasso, di Ariosto. Se oggi voi parlate di Ariosto, faticosamente leggete un'ottava di Ariosto, vi grattate la testa e capite metà, giusto? Ma i contemporanei capivano tutto. Perché? Perché sentivano il ritmo e dal ritmo imparavano qualcosa e poi lo memorizzavano. Come mai nel 700 a Venezia i gondolieri cantavano, per aiutarsi nel vogare, cantavano le ottave di Tasso? Voi le sapete a memoria? Appunto, bravo, bravissimo, non siete mica gondolieri, appunto, perciò non siete analfabeti, nonostante tutto, e quindi non avete bisogno di un ritmo come, non so, come le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audacia inglese, io canto che furo al tempo che passarono i mori, sentite il ritmo, e questo dovendolo imparare a memoria si impara più facilmente. Un attore impara decine di pagine a memoria quasi senza accorgersene, si dice. Oggi, dalla fine del 700 in poi, ma non mi va di fare tutta la storia, è solo per farvi ambientare su questo discorso della scrittura femminile, che è una parte di un discorso più grande. Dalla fine del 700 in poi, meglio dall'inizio dell'800, poi più di più, quando nascono i giornali, comincia a diffondersi la storia a puntate pubblicata in appendice ai giornali, quello che con un termine francese si chiama feuilleton. Il feuilleton è il foglietto, cioè la parte sotto di un giornale, dove nella parte sopra c'erano le notizie di cronaca, notizie politiche dall'estero e così via. Nella parte sotto pubblicavano una puntata di un romanzo a puntate. Se tu leggevi una puntata e il romanzo ti interessava, ti compravi il giornale anche il giorno dopo, giusto? E dopo il giorno dopo ancora. Il prototipo di questo tipo di stampa fu il libro I misteri di Parigi, che un certo Eugène Sue scrisse e pubblicò negli anni 30 dell'Ottocento a Parigi. Ebbe un tale successo che i ministri si fermavano, facevano aspettare la gente per leggere la loro puntata prima di tutti, che la povera gente, cioè i più poveri, ricompravano il giornale il giorno dopo, il giornale costava 3 soldi, lo ricompravano a 1 soldo il giorno dopo e seguivano quindi le puntate il giorno dopo, ma gli andava bene lo stesso, avevano la loro puntata. I misteri di Parigi ebbe un tale successo che in tutta l'Europa si moltiplicarono i misteri.
Misteri di Napoli, Misteri di Venezia, Misteri di Firenze. Chi è che scrisse i Misteri di Firenze? Non lo sapete, ovvio che non lo sapete. L'autore di Pinocchio. L'autore di Pinocchio, Carlo Collodi, prima di scrivere Pinocchio, che era un giornalista, scrisse i Misteri di Firenze, però a Firenze non trovò tanti misteri e quindi il suo libro si interruppe a metà. Cioè a un certo punto, e com'è che si interrompevano questi romanzi a puntate? Quando la gente non li gradiva. Come oggi, scusate, se una soap opera o qualche cosa trasmesso per televisione non ha successo, lo tirano via, giusto? All'epoca, se il pubblico non premiava le prime puntate, non gli piaceva, non comprava il giornale, il romanzo si interrompeva. Siccome ne ho seguiti tanti sulla stampa dell'Ottocento, vi assicuro che a volte è difficile capire perché un romanzo si interrompe, ma il pubblico di allora decretò il successo e così avvenne. Fra questi scrittori che scrivevano ogni giorno, perché poi spesso andavano avanti con la trama, no? Ogni giorno gli chiedevano se c'era una puntata, facevano morire un personaggio, poi lo facevano magari rivivere. Non è grande letteratura, ma è una direzione, una corrente letteraria che poi porterà anche dei libri molto buoni. Ma all'interno di questa le donne cominciano a scrivere e a pubblicare. E quella che è la grande differenza, amici miei, è il fatto che vengono pagate. Perché non sono più donne che scrivono all'interno delle loro case, no? O magari perché scrivono un diario, o magari perché raccontano, scrivono qualche poesia, raccontano di sé, come mi è capitato, ci è capitato con una editrice coraggiosa di seguire per il Veneto nel libro Le stanze ritrovate, che... Oh, grazie. Ah, grazie, c'era già, sì. Sono donne che, no, perché non vuol dire rovinarvi qua la meravigliosa scrivania su cui mi trovo appoggiata, ma sono donne che scrivono ma che vengono pagate per questo. Come venivano pagati nell'Ottocento gli scrittori di romanzi popolari, secondo voi? Domanda retorica, so che non lo sapete. Un tanto a riga. Per cui, ecco perché c'erano frequenti dialoghi. Perché se tu scrivi, tu qui, davvero, sono qui, cosa fai? Domani ci vediamo, sono 5 righe e 5 pagamenti, giusto? Se tu fai una lunga descrizione, devi andare fino in fondo alla riga, quindi fai molta più fatica. Ecco perché in questi romanzi popolari, questi romanzi che si chiamano appendice, si trovano tantissimi dialoghi, il che rende più svelta la lettura, ma che hanno anche una causa molto prosaica, molto banale, ma autentica, nel fatto che gli autori venivano pagati a righe, tot righe. Io ho lavorato per molti anni a sistemare l'archivio privato di una di queste scrittrici, l'unico archivio femminile sopravvissuto dell'Ottocento. La scrittrice si chiama Anna Radius Zuccari, in arte usava lo pseudonimo di Nera, e Nera aveva poi lasciato un archivio molto, molto interessante e molto ricco, ma tutti gli altri sono stati poi dispersi. E ci sono le lettere che lei si scambiava con altri colleghi giornalisti e sono su un piano di parità. Cioè, questo voglio farvi capire, la scrittrice all'epoca non votava, la donna non votava all'epoca, però come scrittrice era rispettata, come intellettuale era rispettata. Questa Nera, che era una delle grandi nomi del secondo Ottocento, era rispettata, corteggiata, le chiedevano favori, lei li ricambiava. Perché? Perché tutto questo gruppo, uomini e donne, Verga per esempio, io ho pubblicato le lettere di fra Verga e Nera, Capuana lo stesso, tutti i grandi veristi, lei era la verista di Milano. E quando noi sulle storie letterarie leggiamo che il verismo è soprattutto siciliano, non è vero. Il verismo siciliano è Verga, Capuana ed è Roberto, che poi in realtà era di Napoli, ma insomma diciamo
il libro è Il viceré e l'ambiente siciliano, ma nello stesso periodo a Milano venivano pubblicati i libri di Neera, di Anna, la quale raccontava storie veriste ma del milanese, come anche il primo Verga, fra l'altro, e per esempio un bellissimo romanzo che io caldeggio e raccomando sempre perché è uno dei più bei romanzi del nostro Ottocento, che si chiama Teresa, la storia di una ragazza e di come suo padre la tratta più male, piuttosto male, la sacrifica, cerca di sacrificarla del tutto, e di come lei alla fine si riscatta. Una storia semplice, raccontata benissimo, ma molto in anticipo sui tempi, in un linguaggio che capisce chiunque, perché caratteristica di questa scrittura femminile è usare un linguaggio molto chiaro, perché scrivevano per i giornali e dovevano farsi capire, capite? Non è non scrivevano per altri intellettuali, non scrivevano fra loro, scrivevano per i giornali, e scrivendo per i giornali devi farti capire, perché altrimenti nessuno ti paga più, fra l'altro. Capite? C'è anche tutta una logica interna, naturalmente senza applicare la tua originalità e le tue capacità. Come il libro Teresa di Neera, così bellissimo, è un libro di una scrittrice piemontese, e questo è stato ristampato, e se ve lo procurate o se i vostri professori ve lo procurano, è uno dei libretti, è molto esile, perché io sto anche attenta alla lunghezza, no? Se vi dico che un romanzo è di 800 pagine, non è che mento, questo è molto esile, quindi veloce da leggere, in un pomeriggio lo leggete. Si chiama Un matrimonio in provincia, e racconta la storia di una giovane donna che si innamora di uno che a lei piace molto, ma che però è bello grasso, no? Lei lo vede come un dio, e lui le manda un biglietto. E allora, com'è questo biglietto? È uno di quei bigliettini, sapete, che hanno scritto una frase carina, un bel disegno, no? Stampato. E lui gli ha scritto sopra delle frasi carine, gentili. Ma come le arriva il biglietto? Lui lo consegna alla donna che lavora in casa di lei, questa è una distratta, piglia il foglietto, ma nel frattempo ha un pezzo di carne in mano, e il foglietto si appiccica sulla carne cruda. Sicché la povera destinataria deve staccare il foglietto con l'unico biglietto che riceverà mai dall'innamorato, pezzetto per pezzetto, dal pezzo di carne cruda, trasudante ancora sangue, no? Questo per dirvi che tipo di libro è. È un libro dissacratorio, dissacrante, divertente, ironico, non sembra neanche scritto in Italia, dove prendiamo sempre tutto molto sul serio, molto molto piacevole, ed è stato molto lodato proprio dalla Natalia Ginsburg, che lo ha ristampato, Matrimonio in provincia, lo ha ristampato per Einaudi, non si trova più adesso, ma è stato lì in quell'edizione, ma è stato poi ristampato da una casa editrice di Novara, perché lei era di Novara. Questo che è un libro che dovrebbe essere molto adottato nelle scuole, proprio per il fatto che è veloce, divertente, piacevole e moderno, capite? Niente affatto sentimentale, niente. Lei alla fine, questo innamorato scompare, lei non lo vede, lo vede in chiesa una volta, lo vede in qua, insomma, non, e allora si rassegna a sposarsi un altro che le ha chiesto, l'ha chiesto in matrimonio. E questo signore non è il sogno della sua vita, però insomma, vabbè, lei si adatta a sposarselo, all'epoca era quello un po' destino femminile, appunto. L'autrice lo disegna, che poi era la moglie del direttore, del fondatore del giornale Corriere della Sera, e si chiamava Maria Antonietta Torriani. Cosa succede? Che nell'ultima pagina di questo libro noi abbiamo la scena finale, e appunto non è affatto una scena né romantica né drammatica né lacrimosa né pianisteo, è fredda, ironica, assolutamente divertente. Lei dice: sono ancora sposata col signore dalla verruca, perché questo marito, la cosa che mi impressiona di più è che lui ha una grossa verruca, no? Lei vorrebbe farglielo togliere, e la zia le dice: hai trovato marito, tientelo anche con la verruca, no? Perché insomma non è facile, lei non è più giovanissima.
Allora, dice, sono sposata da qualche anno e vivo, siamo a, il romanzo è ambientato in Piemonte, quindi nella zona delle Risaie, del Piemontese, verso Novara. Sono sposata da qualche anno, ho 3 figli, sì, e sono ancora sposata con l'uomo della veduta. Punto. Sono contenta, punto. Il fatto è, e questa è la frase, attenti, perché se scrivete, sappiate anche scrivere così. Tanto dovete scrivere qualcosa. Punto. Il fatto è che ingrasso. Punto. Fine del libro. Che vi sottintende mille cose, capite bene che vi sottintende un sacco di cose, che lei in realtà si sta lasciando andare, no? Che lei in realtà non è più quella che era prima, non ha più le sue fantasie, i suoi sogni, ma non, lei non si intenerisce su se stessa, non sta a compiandersi, non fa lamentele, dice, oh beh, sono ancora sposata con l'uomo della verruca, punto, il fatto è che ingrasso, punto, fine del libro. E questo è Matrimonio in provincia. Adesso io non voglio raccontarvi trame di altri libri, anche perché Matrimonio in provincia poi si svolge attraverso un sacco di piccole scene, una più deliziosa dell'altra. Non è un libro, ripeto, super drammatico, è un libro stile inglese, come la grande letteratura inglese dell'Ottocento, molto ironico. E credo che persone giovani possa, che non credo, l'ho visto succedere, piacere parecchio. Teresa invece è più drammatico, ma sempre sono libri abbastanza brevi. E questo vi dà l'idea di una, diciamo, delle cose più belle di scrittrici che sono notissime, conosciutissime, sono regine della letteratura negli anni tra il 1880 e il 1890. In questo decennio, tanto voi avete anche gli esami, quindi questa è una cosa che focalizzate un momento. In questo decennio, 1880-90, escono alcuni dei libri che noi riteniamo fondamentali nella letteratura del secondo Ottocento, giusto? Per esempio, qual è il libro più noto di Verga? Sì. Ma la voglia, sento già il tono stanco in cui lo dico, vero? Guardate che ho un orecchio, l'occhio è un po' fragile, stata operata all'occhio, ma ho un orecchio buonissimo, quindi sento tutto. I Malavoglia. Ecco, io sono del parere che I Malavoglia è un libro un po' sopravvalutato rispetto alle splendide novelle di Verga. Anche qui Verga scrive novelle molto più belle dei suoi due romanzi. Ma comunque, facciamo finta di niente. Malavoglia. Quando esce I Malavoglia? Però le sapete le cose, bene, sono contenta. Dopodiché esce l'altro libro che è... Già ci siamo. Però chi vi dice che cosa altro esce in quel decennio? Allora abbiamo i due romanzi di Verga all'inizio, poi Verga si spompa, si mette a fare il gentiluomo di campagna, non scrive più niente, lo sapete bene, e muore addirittura nel 1921, mi pare. E le sue lettere sono terrificantemente noiose dopo, perché lui tutto quello che fa è piagnistei, lamentele, c'ha questa innamorata, questa amica, non amante perché non la vede mai, e vengo a trovarti, non va mai in 20 anni, povera donna, penosa. Ma, cosa succede d'altro? Cosa esce? Ecco la terza domanda. Cosa esce alla fine del decennio? 1880-90. Ho sentito giusto? Chi l'ha detto? Alza la voce, creatura. Chi ha detto qualcosa? Il piacere. Sì, infatti è vero. Io ho già sentito, ma non avevo individuato l'autore, anzi l'autrice. D'Annunzio, giusto? Piacere di D'Annunzio. Ma in mezzo cosa c'è? In mezzo, per le nostre storie letterarie, c'è il vuoto pneumatico. Ma non è vero, perché nel 1885 esce Matrimonio in provincia. Nel 1886 esce Teresa di Neera, di cui vi ho appena parlato, giusto? Sempre in quegli anni esce la storia di una fanciulla di Matilde Serao, tutte le donne che avete visto nella foto, in bellissima presentazione di prima, e... Queste tre scrittrici, celeberrime alla loro epoca,
riempiono proprio perché sono l'interfaccia, il contraltare degli scrittori. Non erano mica in cattivi rapporti, anzi in ottimi rapporti. Verga scrive continuamente a Nera, che anzi voleva, no, Verga, scusate, Capuano scrive continuamente a Nera perché la vagheggia come il prototipo della bella donna settentrionale. Lui era un focoso siciliano e lei l'aveva conosciuta a Milano nel salotto della contessa Clara Maffei e Nera per lui, lei era molto bella, era una esile bruna che anche a 60 anni conservava un bellissimo aspetto. Ci sono tante fotografie, era amica di Pittori, amica di Segantini, amica di Pellizza da Volpedo. Pensate che nell'atrio, nell'anticamera dell'appartamento del figlio di sua figlia, il nipote, dove io lavoravo in questo suo archivio, erano appese una tela di Segantini, un bellissimo viso di bambino di Pellizza da Volpedo, due di Louis Bissier de Dragon, che era un altro pittore dell'epoca, e un'altra di un altro, aspetta, adesso, Morbiato mi pare che si chiami. E io dissi al proprietario, ma si chiamava Dino, era un vecchio avvocato di 88 anni, ma Dino, ascolta, dico, tu hai in anticamera appese centinaia, appese delle opere di grandissimo valore. E lui, che aveva l'idea fissa sulla nonna, disse, loro sono di valore, mia nonna era di valore, capito? Quindi lui vedeva solo la nonna e si teneva un Segantini appeso in anticamera, per dirvi che oggi trovare un Segantini autentico è una cosa impossibile, ci sono un sacco di falsi in giro. E erano Segantini addirittura particolarmente di valore perché sotto c'era la dedica del pittore alla nonna Nera. Cioè, cosa voglio dirvi con questo? Non raccontarvi l'episodietto che non ha importanza, farvi capire, e questo è molto importante, che queste scrittrici non erano di seconda o terza categoria, non erano viste dall'alto, non erano chiuse nelle loro stanze, erano intellettuali che lavoravano, si facevano in quattro per essere pubblicate, scambiavano lettere continue, perché allora, amici miei, anche se non c'era né internet né altro, in quanto tempo una lettera arrivava dalla Sicilia a Milano? Te, lo sai? Un giorno. Cioè, quando tu volevi un articolo per la settimana prossima, scrivevi la lettera da Catania, arrivava a Milano il giorno dopo, la signora preparava l'articolo, glielo rispediva due giorni dopo e veniva pubblicato una settimana dopo, capite? Cioè, il discorso è sempre che la gente lavora con i mezzi che ha. La posta allora lavorava velocissima e c'erano comunque anche i telegrammi. Quindi io nell'archivio ho trovato le lettere, ho trovato i telegrammi, ho trovato le corrispondenze e ho potuto verificare che quello che sospettavo era giusto, cioè che queste donne erano assolutamente considerate allo stesso livello dei loro colleghi uomini, che lavoravano insieme, si scambiavano informazioni, si scambiavano favori del tipo, c'è un giornale in Sicilia che cerca collaboratori, scrive De Roberto a Nera, mi ricordo bene, e lei gli risponde, beh, io avrei spazio per scrivere qualche articolo, e lui le dà il contatto, e in una settimana il contatto è stabilito e lei scrive l'articolo, capite? Cioè, ogni possibilità, per esempio ci ho scritto anche un articolo anch'io su questo, cioè sullo scambio fra letterati del nord e del sud, e la differenza, questa specie di diffidenza che c'è oggi molto forte fra il nord e il sud d'Italia era molto meno forte allora, per cui letterati del nord scrivevano per giornali del sud e viceversa, in uno scambio spesso assai proficuo. Questo per dirvi come quando si parla anche di voto femminile, di femminismo, bisogna sempre ricordare che è vero che questo il voto è arrivato alle donne nel secondo dopoguerra, ma che per tutto il resto, cioè per la loro anche rispetto come scrittrici, avevano già conquistato molto già alla fine dell'Ottocento. Erano poi di vario tipo, cioè Nera aveva una ferrea legge, privato e pubblico erano separati, infatti lei come scrittrice aveva un suo salotto dove suo marito, che lei amava molto, non entrava mai. Il marito, che si chiamava Adolfo Radius, era un acquarellista raffinato e un uomo d'affari, e invece
le dedicava piccole cose, eccetera, eccetera, ma nel suo salotto non entrava mai. Altre avevano una vita molto più libera, come Contessa Lara, che divenne scrittrice quando suo marito la trovò, diciamo, mentre si intratteneva, si era appena intrattenuta con un giovane focoso amante. Il marito venne avvisato dalla donna di servizio, arrivò, suonò come in modo convenzionale, si trovò davanti la moglie discinta. Cosa vuol dire discinta, vecchio aggettivo? Vuol dire che lei non si era ancora pettinata, ragazze, perché all'epoca avevano tutti i castelli di capelli, quindi dopo che una persona si era intrattenuta doveva farsi pettinare. Il marito la trova in queste condizioni, sfida a duello l'amante e lo uccide. E allora lei, sulla tomba di questo suo Giuseppe, che poi lui era un veneto, Giuseppe, scusate ma mi sfugge il cognome in questo momento, non credo interessi, decide di farla scrittrice, tanto il marito l'ha lasciata. E va a Roma, fa la scrittrice ed è la prima donna che si mantiene completamente col suo lavoro, scrivendo articoli che sono stati ripubblicati solo in parte. Ecco, questa Contessa Lara poi a un certo punto comincia a scrivere poesie. E un editore di Roma molto celebre, il Sommaruga, l'editore di Giosuè Carducci, trova le sue poesie molto belle, sono sonetti familiari, molto colloquiali. Anche qui una cosa che anche un lettore di oggi capisce facilmente, e le pubblica. Carducci diventa così geloso, così furioso, che scrive all'editore Sommaruga dicendo come si era permesso di mettere Contessa Lara dalla Vita scandalosa vicino a lui nella stessa collana di poesie. Capite? Naturalmente l'editore gli ha risposto che lui sapeva la differenza tra il grande Giosuè Carducci e la piccola Contessa Lara, ma che il pubblico la voleva, vedete la differenza, allora come stesso allora, e lui la stampava. E poi addirittura forse lo stesso Carducci pubblica un libretto firmato Conte di Lara, siccome lei si chiamava Evelina Cattermole Mancini, questo pseudonimo di Contessa Lara se l'era data al momento di questa rottura furibonda col marito. Uno, forse lo stesso Carducci, per andare nella scia del suo successo, ha pubblicato col titolo il nome di Conte di Lara. Quindi vedete che addirittura lei diventa in qualche modo il modello a cui un altro si ispira, ma il Conte di Lara non ha avuto successo, Contessa Lara sì. Le sue novelle sono state ristampate di recente e alcune sono veramente affascinanti.